Jeremias Rodriguez e le critiche, le prime parole pubbliche dopo l'uscita dal GF VIP. Jeremias Rodriguez e le critiche, le prime parole pubbliche dopo l'uscita dal GF VIP. Sincero, generoso, autentico, vero. Questi sono gli aggettivi positivi affibbiati a Jeremias Rodriguez da parte dell'opinione pubblica durante il Grande Fratello VIP. Ma non tutto è oro quel che luccica. L'altro lato della medaglia, quello dei detrattori, non pochissimi a dir la verità, l'ha apostrofato con bipolare, violento, maleducato e altre paroline non proprio edificanti. Al fratello di Belen, qualcosina di tutto questo, da quando è stato eliminato dalla casa, dovrebbe essere giunto all'orecchio. Dunque, tramite il suo profilo Instagram, l'argentino ha voluto rispondere al chiacchiericcio non del tutto consolante che l'ha riguardato. Per la prima volta ha così preso parola, o meglio tastiera, pubblicamente, scrivendo un messaggio social assai chiaro. Andiamo a scoprirlo. Jeremias Rodriguez interviene su Instagram, testa alta e quando è. È un Jeremias fiero quello che scrive il primo post Instagram dopo l'eliminazione dalla casa più spiata d'Italia, parliamo di post e non di stories Instagram. In quelle già ha postato video interessanti, come quello in cui è comparso con il fratello di Francesco Monte. Il messaggio, che ha raccolto oltre 55.000 like e 1.500 commenti, recita così, testa alta e quando quello che hai dato è stato tutto te stesso e. Insomma, Rodriguez, come più volte ribadito anche nel reality, è orgoglioso e soddisfatto della sua avventura televisiva e può alzare il capo in barba alle critiche. Qualche malizioso potrebbe anche pensare che il suo intervento non arrivi casualmente, ma che potrebbe indirizzarsi in particolar modo ad alcuni suoi ex compagni del GF VIP. Luca Onestini e Bossari, le parole su Jeremias. Luca Onestini, dopo il battibecco con l'argentino durante la diretta di lunedì scorso, l'ultima ruggine di un rapporto spigoloso, negli ultimi giorni è tornato a parlare di Jeremias con Daniele Bossari, avendo parole per nulla dolci sull'ex compagno di reality. Uno sfogo avallato dal conduttore di Mistero che ha rassicurato l'extronista e gli ha intimato di stare tranquillo, dato che gli italiani, secondo il suo parere, hanno chiaro da che parte stare. Cioè, la sua. Che Rodriguez abbia voluto rispondere a distanza ai due ex inquilini.